Buonasera e buon Natale a tutti. È una notte speciale questa, ma quest'anno più che mai è una notte particolare, è una notte di grande speranza, ma quest'anno anche di grande dolore. E ovviamente il primo pensiero va a chi non c'è più, a chi non festeggia questo Natale, a tutte quelle famiglie che non potranno festeggiare con un proprio caro, perché il Covid ha picchiato duramente ed ha picchiato duramente in tutta Italia e la Liguria non ha fatto eccezione. È una notte particolare perché molti di noi non potranno forse trascorrerla insieme ai loro affetti più cari. È una notte particolare perché molti che normalmente in questa notte lavoravano, i ristoratori, i bar, tutti coloro che nel Natale hanno anche un momento di sostentamento, oltre che di festa, sono costretti a stare chiusi per cercare di vincere tutti insieme quel male terribile che ci ha colpito ormai molti mesi fa e da cui speriamo di liberarci al più presto. Ma proprio per questo è anche un Natale particolare, è un Natale carico di speranza, carico di sentimento, carica di voglia di futuro, e questo periodo è un periodo in cui si fa sempre un bilancio del tempo che è passato e si fanno i propositi, i buoni propositi per l'anno che viene, tra poco sarà anche la fine dell'anno. E allora in questa notte così magica, speciale, anche se diversa quest'anno, vogliamo ricordare chi sta lavorando proprio in questo momento mentre vi parlo, mentre magari con i nostri familiari, quelli che abbiamo potuto incontrare, ci stiamo per sedere intorno a un tavolo a mangiare, alla cena di Natale, poi domani le famiglie si incontreranno per quello che sarà possibile, mi raccomando, rispettando tutte le regole perché ne abbiamo bisogno. Ecco, anche in questi momenti ci sono nei nostri ospedali tanti medici, tanti infermieri, tanti operatori sanitari e poi nelle nostre strade ci sono gli uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, gli agenti delle polizie locali, insomma ci sono tante persone che non hanno mai smesso e continueranno a lavorare, molto spesso mettendo anche a rischio la propria salute per la salute di tutti noi, e questo ovviamente non può essere dimenticato e non sarà dimenticato. Però, l'ho detto, è anche un Natale di speranza. Il 27, tra poco più di 2 giorni da questo momento in cui vi parlo, cominceranno le vaccinazioni nel nostro paese, cominceranno le vaccinazioni e la nostra regione, la Liguria, è pronta. La Liguria è pronta a muoversi con tutta la velocità e con tutta la professionalità che il nostro sistema sanitario ha dimostrato per finalmente porre un argine a questa epidemia che ci sta colpendo così duramente e tornare quindi a immaginare un futuro in cui i ragazzi tornano a scuola e molti di loro lo faranno già dal 7 di gennaio e poi le persone torneranno a lavorare, poi le famiglie torneranno ad incontrarsi. Insomma, il 2021 deve essere davvero l'anno della rinascita, deve essere l'anno della rinascita e noi a questo stiamo già lavorando. Stiamo già lavorando mentre tutti i giorni ci impegniamo a contenere il Covid, come voi, che grazie alla vostra attenzione rispetto delle regole, siete riusciti a rendere la regione Liguria una delle regioni dove il Covid, questa seconda ondata, è durato di meno e ci ha consentito in qualche modo un pochino più di libertà e ha consentito ai nostri ospedali talvolta di respirare, mentre altrove questo non è successo. Mentre pensiamo a tutto questo, pensiamo anche a costruire un futuro fatto di benessere, fatto di posti di lavoro, fatto di formazione per i giovani, fatto di turismo, fatto dei nostri prodotti del territorio, fatto di cultura. Tutto questo dobbiamo pensare oggi perché sia pronto domani, appena l'Italia e la Liguria potranno tornare a scattare e a dimostrare tutta la vitalità che si è accumulata in questo momento. Insomma, è un Natale particolare, è un Natale sicuramente di grande preoccupazione per tanti, per tutti, ma è anche un Natale di grande speranza per tutti noi perché vediamo finalmente, non dico la fine, ma certamente non l'inizio, probabilmente l'inizio della fine di quella che è stata la pandemia più grossa che ha colpito il mondo negli ultimi 100 anni e di più, dalla spagnola in poi, e che ha impegnato tutti noi in un durissimo lavoro e tutti voi in uno stile di vita diverso da quello che eravamo abituati ad avere tutti insieme. Quindi con un pensiero a chi ha sofferto di più, con un pensiero a chi si è impegnato tanto,
con un pensiero al futuro e a tutto quello che sapremo costruire insieme, io vi auguro una straordinaria notte di Natale, piena di bei sogni, piena di affetto, piena di speranza, piena anche di gioia, perché il Natale significa anche la gioia, e che sia ovviamente simbolica di quel nuovo anno che sapremo costruire a partire dal 27 di dicembre, quando il primo nostro concittadino, anzi la prima nostra concittadina, Gloria, sarà vaccinata, e da quel momento credo che davvero simbolicamente si aprirà un periodo nuovo e diverso per tutti noi. Tanti auguri, e questo credo che sia la speranza, in questo momento il regalo migliore che ciascuno di noi può trovare sotto l'albero questa notte. Buon Natale a tutti!